elemento sempre in par design che chiameremo ponticello. E ok. Per realizzare questo elemento ci spostiamo nel piano XY e andiamo a disegnarci una circonferenza con un diametro di 6 mm che andremo ad estrudere di 1,5. Nella parte superiore andiamo a disegnarci un'altra circonferenza che sarà quindi concentrica con la seguente, quindi selezioniamoci le due circonferenze e imponiamo la condizione di concentricità, ok, e andiamo a quotare, dovrà essere di 4 mm, e adesso nello spazio lo andiamo ad estrudere di 10. Abbiamo bisogno adesso di un piano che sia offset, non ha importanza, da uno dei due piani verticali, e lo dovremo porre ad una distanza di 2 mm, e su questo piano andiamo ad effettuare una foratura. Allora, il diametro del foro dovrà essere di 1,5 mm. Per quanto riguarda la tipologia, dovrà essere fino al prossimo elemento, non dovrà presentare filettatura. Per quanto riguarda il posizionamento, lo andremo a posizionare sparito. Eccolo. Quindi facciamo in modo che venga ad essere posizionato su questo piano. Dovrà esserci una condizione di coincidenza tra questi due elementi, quindi tra punto e piano coincidenza. E per quanto riguarda il posizionamento, la distanza del punto, diciamo, dalla parte superiore, quindi questa distanza, dovrà essere di 3 mm. Se lo possiamo chiudere, quindi posizionato al centro del sistema di riferimento fisso, quindi questo è il sistema di riferimento del foro, quindi ci possiamo spostare nello spazio e dare l'ok. Andiamo anche a smussarci la parte superiore, quindi questo smusso lo faremo di 0,25 x 45 e ok. E possiamo nasconderci il piano, non dovrebbe servirci più. Nascondi, visualizza. Andiamo a smussarci anche l'elemento qui, questo il foro con un diametro, con una lunghezza dello smusso, la facciamo di 0,1 piccola, sì. E adesso ci spostiamo nella faccia inferiore e andiamo a realizzarci una circonferenza. Questa circonferenza dovrà essere concentrica con l'altra circonferenza e come diametro andremo ad imporre un diametro di 3 mm e che andremo ad estrudere per 6 mm. 6, ok. E adesso ci serve la filettatura della parte inferiore, quindi richiamiamo il comando filettatura maschiatura e andiamo ad effettuare l'operazione di filettatura. Quindi guardate il disegno, vi spiega chiaramente quello che ci serve, quindi una faccia laterale che sarà la seguente, la faccia limite, sceglieremo questa. Diametro della filettatura lo possiamo lasciare a 3 mm oppure possiamo definire una metrica a passo grosso ed utilizzare proprio una M3. Quello che ci rimane da definire è la profondità della filettatura. Io direi di scendere a 5 mm, dovrebbe essere accettabile, sì. E ok.
l'ultima cosa che ci rimane da fare è effettuare lo smusso della parte inferiore. Come al solito utilizzeremo uno smusso 0,25 per 45. Andiamo ok. Non ho trovato nessuna filettatura cosmetica in catena. Qualcuno me l'aveva chiesto, non ricordo. Sono scervellato, ma non mi pare esista. Esiste in SolidWorks, ma in catena non l'ho mai incontrata. L'ultima cosa che facciamo, andiamo a nasconderci i piani principali. Li possiamo nascondere perché poi l'orientamento lo faremo utilizzando il foro. Quindi sì, li possiamo nascondere. Nascondi, visualizza, andiamo ad applicare il materiale è messing, quindi abbiamo metallo ottone. Vediamo come viene con i materiali originali, applica modello e chiudi. Possiamo adesso salvarci il file, quindi file, salva, salva con nome, salvatelo come ponticello, appunto, salva, io già l'avevo salvato. Vediamo di applicargli i materiali originali, perché queste sono delle macchine a vapore, delle piccolissime macchine a vapore, sono vendute anche se non sbaglio su Amazon, comunque se ne trovano diverse sul web e sono proprio da collezione, sono miniaturizzate, quindi anche le dimensioni che vedete sono dovute al fatto che abbiamo a che fare con delle macchine miniaturizzate. Possiamo chiuderci il nostro ponticello, aprire il prodotto e nel prodotto andare ad importarci direttamente il ponticello. Apri. Per quanto riguarda il posizionamento del ponticello, lo spostiamo un attimo lungo un asse, ad esempio questo, ok. E quindi la condizione che andiamo ad imporre è che ci sia coincidenza tra questo asse e l'asse di uno dei fori posizionati sugli spigoli. Aggiorniamo. E l'altra condizione, ovviamente, è la condizione di contatto tra questa faccia e questa. E aggiorniamo. Possiamo importarci anche gli altri ponticelli, quindi apri. L'altra condizione è la condizione, come al solito, ce lo spostiamo rispetto ad un asse, andiamo ad imporre la coincidenza tra questo e questo, aggiorna, e la condizione di contatto tra la faccia del piatto e la faccia inferiore del ponticello. E l'altra cosa che possiamo imporre come condizione è la condizione di coincidenza tra questo asse e questo. Ovviamente non dobbiamo aggiornare, essendo una condizione già verificata per come erano stati posizionati. Quindi ripetiamo l'operazione anche per gli altri due piedi. Effettuare il posizionamento di tutti e quattro i ponticelli. Salviamo. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.